informazione che dobbiamo dare al nostro paziente entra in gioco anche l'argomento più specifico della mia relazione di oggi, ed è questo: ma bene, questa città fa bene, ma perché fa bene? Se noi non siamo in grado di motivare, di spiegare al paziente perché questa attività fa bene, abbiamo già perso la scommessa, lui non la farà. Accumulate tante prove evidence-based di una relazione positiva tra l'attività fisica e quello che riguarda gli aspetti cognitivi nel bambino. Una fra tutte, vi ho messo qui questi grafici presi da un bell'articolo di Circulation, che fanno vedere che la capacità aerobica di un alto numero di bambini correlava bene con la riuscita di compiti matematici e con, per esempio, la velocità di lettura di testi. Tra l'altro, una cosa positiva è che sembra che il miglioramento di questi aspetti cognitivi non sia assolutamente in relazione con la tipologia di attività fisica proposta, quindi con gli sport andrebbe bene, questo è un bel messaggio positivo. Altro messaggio positivo che riguarda in particolare i nostri bambini che tendono ad essere più obesi del normale è che proprio nei bambini obesi gli alti dosaggi di esercizio fisico sembra che esercitino maggiori effetti sulle funzioni cognitive rispetto ai bassi dosaggi, e anche questo è un buon motivo per perseguire l'esercizio nel bimbo. Infatti molte società scientifiche stanno cominciando a sviluppare modelli di intervento a livello di società, in particolare sui bambini, che seguono un po' il modello del move to learn, cioè di introdurre l'attività fisica proprio per migliorare le possibilità cognitive del bambino, per andare a migliorare quindi l'ultima analisi tutte le funzioni cognitive e comportamentali del bambino, che vanno dall'attenzione al problem solving a tutto quello che caratterizza la sfera cognitiva nel bambino, con la finalità, con la via finale comune di migliorare il rendimento scolastico, quindi i test score scolastici.